Bene, buon pomeriggio a tutti. Spero che mi possiate ascoltare. Oggi in qualche modo è comunque un giorno di festa solenne perché entrano a far parte della famiglia degli avvocati padovani 10 avvocati e un avvocato stabilito, e poi abbiamo anche il giuramento dei praticanti con patrocinio sostitutivo. Oggi appunto entrate a far parte a pieno titolo della famiglia degli avvocati, lo fate certo in un momento molto particolare. I colleghi che oggi giurano sono protagonisti e testimoni di un fatto storico. Questa è la prima cerimonia che si svolge con queste modalità. I nuovi avvocati entreranno a far parte di una vita professionale nuova ed inedita, perché stiamo tutti vivendo in questo momento anche un salto tecnologico importante che probabilmente avremo compiuto in molti anni. Potevamo rimandare anche la cerimonia dell'impegno solenne a data da destinarsi, ma io credo invece che l'avvocatura abbia bisogno di andare avanti e di iniziare a disegnare il proprio futuro. Se normalmente il giorno dell'impegno solenne, del giuramento, resta per tutti noi avvocati un ricordo indelebile, quello di oggi segnerà in un certo senso un nuovo corso ed è anche il frutto del desiderio di tracciare un sentiero inesplorato. Volevamo tutti anche un ordine degli avvocati moderno, lo siamo diventati per forza di cose. Credo che davvero adesso sia il momento di costruire un nuovo modo di lavorare per noi avvocati, un nuovo modo di essere istituzione anche per il Consiglio dell'Ordine. Certo, questo momento è un momento travagliato, che tutti stiamo vivendo con apprensione per i rischi sanitari ai quali siamo esposti e con la preoccupazione per il futuro della nostra professione. Una inquietudine che è avvertita indistintamente da tutti gli avvocati, ma che certamente affligge maggiormente i più giovani ed i meno protetti. Nella situazione di emergenza che noi stiamo attraversando, ritengo che sia imprescindibile ritrovare coesione e riporre fiducia negli organismi di rappresentanza istituzionali ed associativi, ed accrescere, vorrei dire, anche il legame solidale che ci accomuna per affrontare con consapevolezza il faticoso cammino verso l'auspicata normalità. È a tutti evidente, il pericolo concreto, però, che alla fine di questa emergenza molti colleghi saranno sottoposti a conseguenze economiche rilevanti. Questo impone a chi riveste dei ruoli e delle responsabilità istituzionali di fare tutto il possibile perché ciò non accada. In questo momento in cui tutto ha dovuto improvvisamente fermarsi, io avverto la necessità di manifestare la vicinanza mia, di tutti i consiglieri, a voi in particolare che entrate oggi a far parte della nostra vita collettiva. La nostra attività istituzionale non si è mai interrotta, prosegue in modo intenso nell'intento di affievolire le difficoltà che tutti noi stiamo attraversando nell'esercizio della professione. Anche per questo abbiamo deciso di svolgere la cerimonia con l'unico modo che in sicurezza ci consente di procedere. Perché l'intento di tutti è quello di riavviare quanto prima, ma appunto in sicurezza, la nostra attività professionale, la cui sospensione, d'altro canto, non può protrarsi per un periodo temporale così poco chiaro ed indeterminato. Ecco, io credo da questo punto di vista che voi entriate a far parte della famiglia degli avvocati in un momento certamente non semplice, non solo per l'emergenza sanitaria in atto, ma anche perché la nostra professione attraversa una fase non rosea. Da un lato conoscete i dati di Cassa Forense che
ci raccontano di una contrazione significativa dei redditi. Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2018, ma in realtà questi dati vengono confermati anche da quelli successivi. Noi abbiamo due elementi che ci inducono e devono indurci ad una riflessione. Il primo è che il 43% degli avvocati italiani dichiara un reddito uguale o inferiore a 10.300 euro. L'altro elemento sul quale pure dovremmo riflettere riguarda la circostanza che il 7% degli avvocati producono il reddito e il fatturato di quasi il 48% di tutti gli avvocati. Sono dati questi preoccupanti rispetto ai quali non credo certo che l'adozione del reddito di ultima istanza possa in qualche modo sortire degli elementi significativi. Ma l'altra preoccupazione, quella a mio avviso più importante, che ci tocca da vicino e sulla quale noi possiamo tutti quanti assieme incidere, e l'affievolimento del riconoscimento sociale del nostro ruolo. Lo abbiamo detto molte volte che abbiamo bisogno di riconquistare autorevolezza e credibilità. Abbiamo bisogno di un'avvocatura che venga avvertita dai cittadini come un punto di riferimento, anzi come il punto di riferimento per la tutela dei loro diritti e dei loro interessi. Perché vedete, quando un avvocato nella vita privata commette o assume dei comportamenti non corretti, non fa un danno solo a se stesso, ma fa un danno a tutti noi, a tutti gli avvocati, perché è semplice spesso sbatterci in prima pagina come persone scorrette. Ahimè, anche in questa vicenda dell'emergenza sanitaria non sono mancati casi, tentativi davvero indegni di accaparramento della clientela, invitando i cittadini a rivolgersi ad alcuni studi per la tutela contro eventuali azioni non corrette dei sanitari. Ecco, io non vorrei che se in questo momento i medici, il personale sanitario, gli OS, gli infermieri rappresentano nell'immaginario collettivo degli eroi, ecco, non vorrei che ad assumere il ruolo di antieroe sia l'avvocato. Ecco, come vi dicevo, abbiamo bisogno di grandi avvocati, come certamente voi sarete. Abbiamo bisogno allora di essere deontologicamente corretti e di conoscere la deontologia anche per le decisioni emesse dal Consiglio distrettuale di disciplina, ma soprattutto per disegnare l'avvocato che vorremmo. Dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere competenti, dobbiamo essere appassionati. Abbiamo bisogno di tutto questo per riconquistare quell'autorevolezza, quella credibilità alla quale facevo prima riferimento. Ecco, non solo però l'avvocatura nel suo complesso attraversa questa crisi, ma questa crisi semmai è una crisi di sistema. Ricorderete come la scorsa estate sia esploso il caso delle nomine al Consiglio Superiore della Magistratura che riguardavano l'individuazione degli incarichi direttivi di alcuni importanti tribunali e procure italiane. Noi attraversiamo un momento complicato perché in ambito penale viviamo la cosiddetta età del punire, dove si individua il carcere nell'immaginario collettivo e nei mass media come la soluzione a tutto e rincorrendo norme che negli ultimi 20 anni non hanno fatto altro che incrementare il numero dei detenuti, nonostante il calo pacifico dei reati dal 92 ad oggi, quasi il 30% in meno, vediamo le nostre carceri affollarsi, un sovraffollamento inaccettabile.
Non dimentichiamo che secondo i dati sulla riparazione dell'ingiusta detenzione del Ministero della Giustizia, il 40% delle persone che oggi sono in custodia cautelare saranno assolti con sentenza passata in giudicato. Abbiamo poi, sembra passata un'era geologica, ma si tratta di appena qualche mese fa, preso una posizione netta contro l'abolizione della prescrizione introdotta dalla cosiddetta legge spazzacorrotti, che opera, come sapete, dal 1 gennaio del 2020. Beh, vedete, noi non facciamo queste battaglie perché ci piace la prescrizione oppure perché stiamo dalla parte di chi commette reati. No, noi stiamo dalla parte della tutela dei diritti di tutti. È inaccettabile che un cittadino sia costretto ad essere, a trovarsi in balia del sistema giudiziario fino a quando prima o poi qualcuno si farà cura di decidere definitivamente sulla sua situazione. Non possiamo appunto accettare che ciò avvenga. Ma non possiamo accettare che ciò avvenga perché noi intendiamo, e lo facciamo quotidianamente, attuare la Costituzione. L'articolo 27 è per noi un punto di riferimento dal quale non verremo mai meno. Ma anche in ambito civile ci sono seri problemi. Abbiamo assistito ad un crollo del contenzioso negli ultimi 10 anni, per quanto riguarda anche la realtà di Padova. Quasi il 50% in meno delle cause è stata iscritta a ruolo. Si tratta quindi di dati importanti che ci dicono anche, sotto certi aspetti, della rinuncia ad ottenere giustizia da parte dei cittadini. Al contempo, però, ci sono anche degli aspetti positivi, ad esempio l'incremento delle ADR, della mediazione, delle conciliazioni, come soluzione alla causa vera e propria. Da questo punto di vista, voi sapete, l'Ordine ha l'organismo di mediazione che funziona in modo importante. Noi abbiamo numerosi colleghi appunto che rivestono il ruolo di mediatore e che lo fanno in modo assolutamente serio ed è uno strumento che viene oggi largamente utilizzato dai colleghi. Abbiamo l'organismo poi, l'OCC, l'organismo per la crisi del sovraindebitamento, che ad esempio può consentire ai colleghi di rivestire il ruolo di gestore della crisi. Ecco, io credo da questo punto di vista che dovremmo essere bravi anche a riappropriarci di alcuni spazi che ci sono stati gradatamente sottratti, ad esempio il ruolo di incaricato alle vendite, di custode nelle esecuzioni immobiliari, di curatore, di mediatore, di curatore fallimentare. Ecco, anche per questo motivo ho voluto ricordare le capacità e le competenze del Foro Padovano al Presidente del Tribunale in una lettera nella quale chiedevo di impartire istruzioni affinché i crediti degli avvocati fallimentaristi fossero liquidati più rapidamente, assieme ovviamente e ancor prima alle liquidazioni dei pagamenti dei gratuiti patrocini. Ecco, se volgiamo lo sguardo anche al diritto amministrativo, noi ci troviamo ancora una volta in una situazione tutt'altro che semplice. Ho avuto l'onore di avere qui a Padova, appena qualche mese fa, l'assemblea e convegno celebrativo dei 40 anni dell'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti. Bene, in quella sede, si ricordava come il numero di ricorsi pendenti avanti i TAR rispetto al 1979 era pressoché identico, cioè abbiamo avuto anche qui una contrazione del contenzioso che in realtà vuol dire mancato accesso alla giustizia, anche e non solo
i contributi unificati, tutt'altro che modesti da corrispondere allo Stato. Ecco, anche qui non vogliamo che il diritto amministrativo si qualifichi sempre di più come una giustizia dei ricchi. Avete sentito molte volte ripetere che gli avvocati sono tanti, anzi gli avvocati sono troppi. Ecco, io credo che noi e che voi, ecco, dobbiamo smettere di autocommiserarci, di piangerci addosso, di pensare che siamo troppi, perché ricordatevi che di bravi avvocati ci sarà sempre bisogno, di avvocati appassionati, non di avvocati che vadano in televisione raccontare più o meno bene i torti e le ragioni dei propri assistiti, ma di avvocati appassionati che mettano al servizio dei propri assistiti, quale che esso sia, tutta la loro competenza, tutta la loro passione, tutta la loro voglia di tutelarli nel migliore dei modi. D'altro canto, Piero Calamandrei nel 1921 aveva scritto un libello che si chiamava appunto ed era intitolato Troppi avvocati. Insomma, sono passati 100 anni da allora, le ragioni che Calamandrei analizzava di questo aumento dell'avvocatura sono in realtà piuttosto simili a quelle delle quali oggi talvolta ci si lamenta. Ecco, io sono sicuro che voi, come diceva Feliciano Benvenuti, grande avvocato, amministrativista, veneziano, abbiate seguito la vostra vocazione al meglio di voi stessi, perché oggi per svolgere la nostra professione abbiamo soprattutto bisogno di questo, di una grande vocazione, di una grande passione. Anche perché sono sicuro che spesso vi capiterà, prima di andare a letto oppure la mattina, appena svegliati, di pensare se rispetto a quella causa, a quell'arringa, a quella memoria da depositare, se avete compiuto fino in fondo il vostro dovere, se avete affrontato tutti gli argomenti che ritenevate utili, essenziali a tutela dei diritti dei vostri assistiti. Ecco, un'ultima considerazione. Siate soprattutto, come diceva Guido Calabresi, grande giurista e preside della facoltà di Yale e fondatore della teoria economica applicata al diritto, diceva ai propri laureandi, siate delle persone per bene. Ecco, ve lo ripeto anch'io, siate delle persone per bene e lo sarete senz'altro, perché io credo che questo vi aiuterà certamente ad essere dei grandi avvocati. Grazie. Presidente, vi chiedo di giurare, tutti assieme leggiamo la formula, grazie. Prego, Presidente. Bene, grazie. Bene, allora, quindi abbiamo detto che c'è l'avvocato Giulio Barbato, l'avvocato Alessia Barbin, l'avvocato Diego Berto, l'avvocato Eva Betto, l'avvocato Alice Colletta, l'avvocato Francesco Divolo, l'avvocato Veronica Malfa, l'avvocato Silvia Masiero, l'avvocato Silvia Mazzaro, l'avvocato Clara Silvano e l'avvocato Giulio Bortolato. Bene, avete la formula di impegno solenne, leggiamola tutti quanti assieme. Prego. Consapevole Dell'alta dignità della professione forense e della sua funzione sociale, impegni ad osservare con lealtà i doveri della professione di avvocato, i fini della giustizia e la tutela della sfera della salute, le forme e secondo i principi del nostro ordinamento. Bene, congratulazioni. Grazie. 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 E in bocca al lupo. Il Consiglio dell'Ordine regala, sempre fatto da qualche anno, ai nuovi colleghi, in occasione dei giuramenti, una pettorina.
così come simbolo, ricordo di questo momento. Ovviamente non riusciamo quest'oggi a consegnarvela, ma sarà forse ancora più bello riceverla non appena questa emergenza sanitaria sarà finalmente terminata e si riuscirà gradualmente a ritornare alla nostra attività ordinaria. Quindi questo ricordatevelo, ecco. Ora devono invece la formula dell'impegno solenne i praticanti con patrocinio, che sono la dottoressa Daniela Pisu e la dottoressa Giorgia Strullato. Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della giustizia e la tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento. Bene, bocca al lupo anche voi. Sono certo che adesso, insomma, accrescendo le responsabilità ancora di più, entrerete nell'ambito della nostra professione e ne apprezzerete gli aspetti positivi ai quali ho cercato prima di fare riferimento. Bene, io vi ringrazio davvero tutti, vi ringrazio per aver aderito a questa forma di giuramento che nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Vi resterà un ricordo particolare e, consentitemi di dirlo, sono proprio certo che vi porterà anche fortuna. Bene, grazie a tutti e in bocca al lupo davvero da parte di tutti. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Thank you.